Operazione congiunta della Questura di Chieti e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, finalizzata al controllo delle attività commerciali, al contrasto dell'immigrazione clandestina, al lavoro irregolare e dalle frodi nel commercio, segnatamente al controllo della sicurezza dei prodotti venduti e alla tutela della salute pubblica. Il blitz delle forze dell'ordine di ieri ha riguardato due punti vendita dell'area metropolitana con il sequestro di oltre 3.000 articoli, di cui 1.400 sprovvisti di marchi CE, 700 pezzi di marchi contraffatti e 1.000 paia di scarpe non conformi alla normativa europea. I responsabili delle violazioni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti. L'aspetto primario che vede coinvolta la Polizia di Stato è quello che riguarda la sicurezza dei cittadini. Lo Stato si deve far carico della sicurezza del cittadino che va a comprare anche un paio di scarpe credendo che sia a basso costo, però certamente il cittadino non sa se quelle scarpe possono essere nocive, e questa garanzia la deve dare lo Stato. Ecco perché noi come polizia, come agenzia delle dogane, abbiamo operato ieri in questo ipermercato per verificare essenzialmente da parte nostra, oltre che lo sfruttamento del lavoro clandestino, la presenza di cittadini stranieri e la regolarità del lavoro di questi cittadini stranieri, ma soprattutto la bontà dei prodotti e soprattutto che i prodotti non fossero nocivi alla salute, perché attenzione, non è solo un danno superficiale, ma spesso si tratta di prodotti cancerogeni.